26 marzo vengono, si vendono le auto blu all'asta. Le prime 100 sono vendute. La prima conferenza stampa del Presidente del Consiglio Renzi è un grande evento. Aperto a tutti, o quasi. L'indicazione è che non c'è proprio lo spazio fisico. Ma è uscita una persona, quindi un'altra persona. No, sono dei box. No, no, è un collega dell'ASI, lo conosco. Una troupe cambia l'ordine pubblico di Palazzo Chigi, accreditata tra l'altro. Il problema è che noi ci abbiamo ricevuto l'accredito, quindi... Sì, sì, no, ma non è quello. No, no, è quello, cioè io non capisco perché loro accreditati possono entrare, io accreditato non posso entrare. Questi sono arrivati alle 3. Io sono arrivato all'1, non ci avete fatto entrare all'1. Con... cioè, io non posso fare proprio niente, io sono in questa situazione... Tutto esaurito, ci dispiace, dicono al governo. Ma non si può fare il gioco dei buoni e cattivi tra i giornalisti. Mi spiega una cosa? Ma con i giornalisti si possono entrare allora? No, è proprio, non c'è proprio il posto fisico. Non è lui non è un giornalista. Ma... Così, di fronte all'evidenza, ci aprono le porte. Una mamma che guadagna 1.100 euro netti al mese magari avrà l'occasione una sera al mese di potersene andare a cena con le amiche. Filippo Barone, La Gabbia, La 7. La Gabbia. Abbiamo speso 330 miliardi negli ultimi 4 anni in finanziarie. Pensa davvero che adesso con 10 miliardi riparta l'economia? La risposta è sì. Ragazzi, possiamo avere una signora senza barba? È la terza. Renzi è allegro. Il suo governo è buono. Regala ai cittadini sconti di tasse per 10 miliardi di euro. Ma quanto sono 10 miliardi per uno Stato come l'Italia? Vediamo. Sono 330 miliardi tra tagli e nuove tasse delle ultime 4 finanziarie. E il PIL? Sono quasi 1.400 miliardi. E allora, quanto possono incidere quei 10 miliardi sui 1.400 che ci servono ogni anno? Lo saprà bene il ministro dell'economia Padoan, ma non ha troppa voglia di dircelo. Si è stimato sempre il ministro Padoan. No, l'avevo chiesto, ma l'ho detto... Ma non mi ha risposto Renzi, si è stimato che effetto possono avere questi 10 miliardi sul PIL o sui consumi? Stiamo stimolando gli effetti delle varie ipotesi, in ogni caso un taglio delle tasse, un taglio della componente del cuneo fiscale ha effetti espansivi sulla crescita e sull'occupazione. Punto primo. Ma quanto punto non lo dice? Punto secondo. Di che cifre parliamo? Non sarà che sono spiccioli? Senza numeri però non sono risposte. 130 miliardi le ultime 4 finanziarie, secondo lei questa è una manovra shock per l'economia? Nelle condizioni date è quella più forte che si poteva fare. Certo, non si può fare la rivoluzione in pochi mesi. Secondo lei il calcolo quanto può essere? Cioè, che effetto possono avere sul PIL? Adesso non mi metto a fare i calcoli possono essere di qualunque tipo, però questa è una scelta giusta politicamente e economicamente. Hanno fatto un taglio di 7 miliardi al cuneo fiscale, le sembra che possa rilanciare il PIL da 7 miliardi di tagli? Se è finanziata in deficit, perché se è finanziata con tagli non dà nessuna spinta o la dà addirittura negativa. Se si fa affidamento sui soldi di Cottarelli l'impatto è zero o addirittura aggrava la stagnazione e recessione. Cosa ha detto Fassina? Ha detto che se lo sconto di tasse viene da un taglio di spesa pubblica fa solo danni. Ed oggi è proprio il giorno dei tagli. Lei oggi è l'uomo dei 10 miliardi, la metà li dovrebbe fornire lei. Posso adesso anticipare. Mentre Renzi prepara il suo discorso sui 10 miliardi di sconto di tasse, qui al Senato preparano nuovi tagli e privatizzazioni. Una mano dà e l'altra toglie. Da inizio maggio, diciamo a fine anno, dalla revisione del PIL, io credo che si possa arrivare a 3 miliardi. La spesa per pensioni è quella che negli ultimi, dal 2009 al 2000, ad adesso, è aumentata più delle altre. Ora, siccome le riforme non creeranno necessariamente in alcune aree degli esuberi di personale, alcuni di questi risparmi riguardano, sorgono a livello locale. Ricapitoliamo, nel mirino dei tagli ci sono pensioni, dipendenti pubblici ed enti locali. Ma non solo. Sulle partecipate, come ho detto nell'audizione, bisogna distinguere tra quelle che forniscono dei servizi sociali, che ovviamente non possono essere chiusi e devono essere al limite ristrutturate, e quelle che non svolgono i servizi essenziali, quelle si possono chiudere anche. Come? Le partecipate? Sentiamo cosa ha detto in proposito nell'aula. Partecipate locali, credo occorra distinguere quelle che erogano servizi pubblici per le quali
suggerisco azioni di efficientamento, incluso tramite fusioni e in qualche caso aumento delle tariffe, perché i servizi pubblici bisogna pure pagarli. Per quelle che non forniscono servizi pubblici credo si possa avere un'azione più forte per chiudere in alcuni casi queste partecipate. Vedi il numero delle partecipate locali di circa 7.000 unità. Cottarelli dice che per i servizi essenziali come acqua, luce e gas dovremmo avere degli aumenti in bolletta. Le altre partecipate vanno vendute. L'esproprio di cui vi parliamo da tempo. Altro che sconti. E vorrei sapere se avete intenzione di rilanciare le privatizzazioni. Privatizzazioni certo continuano, continueranno e saranno rinforzate. Si parla di privatizzazioni, un grande piano di privatizzazioni. Lei ce l'ha un'idea? Adesso. Un grosso piano di privatizzazioni, l'idea è nel corrente, perché c'è mistero su questo. C'è mistero, quindi speriamo che il mistero si chiarisca. Le privatizzazioni... Il progetto di privatizzazioni vuol dire che si vuole vendere qualcosa. Sì, ma vediamo, vendere altre quote vorrebbe dire impoverire l'Italia. Però lo vogliono fare, perché Morando ha parlato di un grande progetto. Padoan ha detto le rafforzeremo. Le leggi le fa il Parlamento. Quindi per Padoan sarà in salita, insomma. Se si vuole applicare una ricetta che ha dimostrato di essere assolutamente negativa per l'economia ovunque è stata applicata, e credo che ci sarà qualche difficoltà. Privatizzazioni certo continuano, continueranno e saranno rinforzate.